Barbara, adesso c'è, possiamo dire, un appuntamento che è diventato oramai fisso perché il nostro Nico Centurami ci sta raccontando centimetro dopo centimetro, possiamo dire, del santuario San Gabriele. Sì, ormai proprio ne conosce tutti i segreti e ogni angolo. Non ha segreti per il nostro Nico e per padre Raffaele, che insieme a lui appunto ci portano all'interno di questo luogo, che è un luogo santo, un luogo di raccoglimento spirituale, e racconta tante storie di gente che si è affidata al santo dei giovani, al santo del nostro territorio. Insomma, lo abbiamo così, abbiamo imparato a conoscerlo meglio anche noi. Ma prima di dare, possiamo dire, la linea a Nico Centurame, volevo annunciare che al rientro ci sarà al tuo posto un gradito ospite perché ci è venuto a trovare l'assessore del Comune di Teramo, Antonio Filipponi. Bentornati in mezzo a noi nel santuario di San Gabriele. La nostra gioia sia la vostra gioia nell'incontrarci, nel vederci, nel scoprire queste meraviglie che il Signore ha voluto donarci, ha voluto donare a questa comunità, a questo luogo, a questa regione che è l'Abruzzo, quindi ai piedi del Gran Sasso. Come vedete, stiamo guardando questi quadri realizzati da Elis Romagnoli. Continuiamo a vedere queste meraviglie. L'ultima volta abbiamo guardato il racconto che è avvenuto quando i padri avevano deciso di venire a prendere il corpo di San Gabriele per poterlo portare in un ambiente dove si poteva vivere la fede, visto che qui i religiosi erano stati espulsi, mandati via dal convento, il convento era stato abbandonato. Questo è avvenuto nell'ottobre del 1892. E perché tutto questo legame con San Gabriele? E da che cosa è partito? Sono partiti da tantissimi miracoli che sono avvenuti proprio sulla tomba. Qui in questo quadro che noi vediamo, vediamo il luogo dove è stato seppellito San Gabriele. Questa era l'apertura di accesso dove c'era la possibilità di entrare nell'ambiente sotto il pavimento della chiesa, che c'era una tomba, e nella tomba venivano seppelliti i religiosi che morivano. Proprio lì, in quella tomba, è stato seppellito anche San Gabriele insieme ai confratelli, e su quel luogo sono avvenuti questi primi miracoli. Qui vediamo l'immagine di questo bambino che viene adagiato su quella tomba. Questo evento viene raccontato tante volte quando le persone vengono nel santuario e si mettono a pregare su quella tomba. Alcuni raccontano che hanno sognato San Gabriele, che gli ha detto: se vieni nel mio santuario e ti addormenterai sulla mia tomba, inizierai a guarire, a star bene. E addirittura le persone venivano a bucare la pietra che chiudeva quella tomba, tanto che i padri sono stati costretti a toglierla e metterla nel museo, che adesso vi faccio vedere. E su quel luogo sono avvenuti tantissimi miracoli e adesso vi accompagno a vedere un ex voto dove racconta questo miracolo che vi voglio raccontare. Eccoci, venite, venite. Troviamo nell'ambiente dove la prossima volta ci soffermeremo nel guardare questo luogo che è la camera di San Gabriele. E qui c'è un quadro su questa parete che volevo soffermarmi nel farvi vedere la testimonianza di questa ragazza, di questa donna, Lorella Colangelo.
Ecco cosa è avvenuto con questa testimonianza. Nel 1975 Lorella Colangelo, quando aveva 9-10 anni, sogna San Gabriele. Lei era malata all'ospedale di Ancona, a Torrette. È in questo ospedale che lei racconta ai medici e alla mamma che San Gabriele gli diceva: se vieni nel mio santuario e ti addormenterai sulla mia tomba, io ti farò camminare, tornare a guarire. E la bambina lo racconta con insistenza, tanto che il medico prende la cartella clinica, vedete qui l'immagine della cartella clinica, e gli fa scrivere: scrivi quello che racconti. E la bambina scrive: da più di una settimana mi sogno San Gabriele, lo vedo come una persona vera nell'immagine, e mi dice: Lorella, perché non vieni da me? Se tu verrai da me e ti addormenterai sopra la pietra, ritornerai a camminare. La mamma, senza sentire più i medici che gli dicevano di lasciar stare, di rimanere in ospedale, che loro avevano in mano la situazione, fa di tutto, prende la bambina e la porta qui nel santuario. Il santuario era gremito di fedeli, era una domenica, la mettono questa bambina sulla tomba del luogo dove è stato seppellito San Gabriele, e stranamente questa bambina, forse sarà stato per il viaggio, ma la bambina si addormenta, e come prende sonno, passa un po' di tempo e lei sogna San Gabriele. Nel frattempo la mamma si era anche allontanata, perché non poteva stare lì sempre ad aspettare che la bambina si potesse svegliare. Come la bambina si sveglia, si alza in piedi, salta fuori dalla cancellata e gli dice, correndo verso la mamma: mamma, mamma, San Gabriele mi ha detto che sono guarita, che posso camminare. È tornata poi, ha fatto la comunione nel santuario, ha portato l'abito di San Gabriele, si è sposata qui nel santuario, e un'eterna riconoscenza di amore a San Gabriele. Vorrei raccontarvi una cosa che mi è accaduta proprio qualche giorno fa qui nel santuario. È venuto un uomo e mi chiedeva un'informazione: padre, cosa posso fare per ringraziare San Gabriele, perché dalla pandemia sono rimasto senza lavoro. Ma questa è una cosa che avevo messo da parte, non ne volevo parlare, stava nel mio cuore. Ma ogni volta che venivo qui nel santuario, venivo a pregare per la situazione della mia famiglia, della salute, dei miei cari, delle persone che mi vogliono bene e che si mi raccomandano a me nella preghiera. E non avevo mai parlato espressamente a San Gabriele di questa situazione che avevo nel mio cuore. L'altro giorno l'ho sognato San Gabriele. E ho sognato che io stavo in cripta sotto il nuovo santuario, e mentre stavo lì a pregare, assorto come faccio di solito, ecco che mi vedo San Gabriele che prende vita, si mette seduto su quella panca e si mette a parlare con me e mi dice: non ti preoccupare, il lavoro c'è, tornerà e tutto andrà a posto. Oggi sono venuto qui perché tutto è davvero andato a posto e San Gabriele mi ha fatto questa grande grazia. Ma la cosa meravigliosa è che io non avevo mai detto di questa cosa, ma lui ha letto nel mio cuore la mia intenzione, di quella sofferenza che avevo nel mio cuore, e lui mi ha guarito, mi ha sanato e mi ha toccato nel profondo del mio cuore. Per questo che voglio dirgli grazie. Bentornati, continuiamo a vedere i quadri di Elis, dove vediamo in questa immagine raffigurati i pellegrini che vengono e vanno dal santuario San Gabriele a piedi, questi modo di pellegrinaggio a piedi, con gli stendardi, con la devozione, con l'amore per San Gabriele, con tutto quello che poi viene a nascere intorno al santuario. Qui invece vediamo la fede che porta alla guarigione da molte malattie, molti devoti che si presentano nei loro drammi,
drammi, con le loro sofferenze, e portano qui davanti a San Gabriele tutta la loro vita e i loro drammi, e San Gabriele si china su di loro nel sostenerli e nel guarirli dalle loro malattie. E invece in quest'ultima immagine vediamo l'internazionalità, la devozione di San Gabriele che si diffonde in tutto il mondo, dove ci sono cristiani, dove sono le presenze di fedeli che iniziano a conoscere questa figura di questo giovane santo, la devozione si espande in tutta la Chiesa, in di tutto il mondo. E con questa immagine concludiamo questo nostro cammino di conoscenza della figura di San Gabriele. È importante che lo portiamo nel nostro cuore, la gioia che San Gabriele ha nel suo cuore, la gioia che ha incontrato il Signore, la gioia del Cristo risorto che ha riempito il suo cuore, la sua vita, e si è sentito tremendamente amato. E questo amore che ha avuto nel suo cuore l'ha voluto donare e la continua a donare oggi a tutti i devoti e i pellegrini che raggiungono il santuario o che si avvicinano a questo giovane, che davvero questo sorriso, questa gioia entri nelle case di tutti voi. È l'augurio che vi rivolgo nel nome di San Gabriele. Thank you.